Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Ragazzi, anche oggi siamo qui su Don't Starve. La volta scorsa è successo di tutto e di più e non sono riuscito a ritrovare Chester perché nel momento in cui sono tornato per prendere le cose di Chester, perché Chester sta qui, sono ridiventati dei maiali mannari, quei due che erano rimasti e sono dovuto scappare. A quel punto ho detto, va bene, me ne torno in base, tanto quello che volevamo prendere lo abbiamo preso come pezzo importante e effettivamente ci basta così. Voglio farmi un attimo un'armatura, perché questa qui ormai è finita e la mettiamo ben proprio a fuoco in modo tale da avere anche un bel fuocherello. Stanno arrivando i cani, giustamente. Però io vi faccio vedere perché possiamo craftare questo. Guardate, questa è la mia velocità. Mettendo questo, guardate come corro. Bene. E adesso col cavolo che voi cagnacci mi prendete. Ah, invece mi hanno preso. Bene. Voglio riprendere la mia pietra, però tanto qua non mi fanno fare un cavolo. Quindi uccidiamoli con le trappole. Sempre se. E dico sempre se. Non mi massacrano prima. Ok, allora fuori, fuori uno, fuori due, fuori tre. Facciamoli secchi tutti quanti. Chester, perché non cammini? Ok, dovrebbero essere tutti morti. Bene. Ho questa corda, la mettiamo a fuoco a questo punto. Ho quasi finito i miei oggetti che fanno luce. E non va per niente bene. Comunque questa già è la seconda volta che arrivano i cani in pochissimo tempo però. Quindi questo inverno è un po' strano. Se per caso adesso l'inverno finisce completamente, ok, è arrivata anche la mano. Se adesso l'inverno finisce completamente, allora è sicuro che è perché deve arrivare il boss. Comunque devo tornare in base. Questi qua li posso riattivare anche dopo. 9%, non ho neanche i bulbi per ricaricarli, quindi sto messo veramente male. E va bene, e va bene. Allora, però l'abbiamo fatto. Giustamente lo dobbiamo avere in mano per andare più veloci. Guardate come andiamo veloci. Invece senza di questo andiamo così. Con questo andiamo così. È molto molto meglio. E in più, grazie a questo, noi possiamo anche avere l'armatura di marmo addosso e quindi subire meno danni, cioè e andare veloci normalmente. Il problema è che la mia armatura di marmo stava dentro Chester. Però io per fortuna ne ho altri pezzi. Ho altri pezzi e non so se la posso fare. Fatemi, mi servono 4 corde. Ecco. Questo è un grande problema perché io le corde in questo preciso istante non ne ho, perché ho consumato tutta la paglia per le varie cose. Quindi, qui c'è un bel coalafante. Quindi dovrei raccogliere la paglia, ma qui già ne ho raccolte abbastanza. Ed è per questo che mi è venuta un'idea. Noi facciamo così. Sempre 2 corde ci servono. Quindi no, non lo possiamo fare perché volevo rompere queste cose che avevamo fatto qui. Ma a questo punto non ci conviene. Comunque con questo bastone possiamo anche picchiare. Guardate come corriamo veloci, proprio una cosa bellissima. Ah, qui è morto il maialino e ci ha lasciato la pelle, quindi ottimo. Visto che ci sono tante cose da fare, ma la cosa più importante è aspettare il boss, perché a questo punto ho deciso di aspettarlo proprio qui in base. Quindi qualsiasi cosa succede, anche se mi devasta mezza base, non fa niente, perché tanto prima o poi lo dobbiamo affrontare. Quindi non so se fino adesso non è arrivato perché io stavo lontano dalla base. Non credo, perché mi sembra una grandissima stronzata, ma se per caso così dovesse essere questo il motivo, noi questa volta ci stiamo in base a costo di farci rompere completamente tutto, però lo dobbiamo affrontare. Questo inverno mi sta davvero scassando le balls, perché è una cosa pazzesca, non mi fa fare 3 centimetri di via che subito mi congela completamente. E quindi è un vero e proprio casino. Comunque io vi evito la noia di vedere come taglio legna, come metto le trappole, eccetera, eccetera. E speriamo che in questi giorni arrivi il boss. Ok, ragazzi, vi volevo far solo vedere che l'inverno è, diciamo così, finito. Ma io ci credo ben poco perché
È sempre la solita cosa che fa sembrare che l'inverno è completamente sparito del tutto, però i conigli stranamente sono ancora bianchi e inizieremo di nuovo a prendere freddo stranamente, quindi potrebbe, e dico potrebbe essere, ok, ho trovato anche il coalafante, potrebbe essere che il boss arriva, quindi questo coalafante lo voglio portare insieme all'altro nella nostra base per un semplice motivo. Prima cosa, per averli tutti e due vicini, il rosso e il blu, che sono estate, primavera e inverno. Ma più che altro perché se arriva il boss e vuole rompere la base, comunque darà qualche colpo anche ai coalafanti e loro, diciamo così, ci difenderanno per quello che potranno fare. Comunque io aspetto qualche altro giorno e spero che il boss dell'inverno arrivi, e se per caso non arriva, sinceramente mando tutto a quel paese, perché è impossibile che al terzo benedetto inverno non arriva ancora il boss. Non mi sono neanche mosso dalla mia fottuta base, quindi non devono, non possono fare assolutamente così. Ok raga, proprio come pensavo, è riniziato a nevicare dopo un giorno che io ho aspettato. Mi sono, diciamo così, preparato facendo un caschetto in più, facendo l'armatura al 100%. L'inventario effettivamente adesso lo vorrei cambiare un attimo per il semplice fatto che voglio avere, allora, le cose che mi difendono appresso, in modo tale da poter difendermi appunto direttamente. Allora, questo tanto lo terrò in testa, quindi l'armatura la devo mettere assolutamente qui, le spade le posso lasciare, il caschetto che se si fa notte mi serve, e sicuramente questo per recuperare vita, e lo scettro di fuoco perché è quello con la percentuale più alta ed è più efficace comunque contro quello di ghiaccio in confronto a questo qui che lo gela, che potrebbe comunque risultare buono, però non so dopo quanti colpi gelerebbe il boss. Voglio anche mangiare, così metto immediatamente altro a cuocere. E quello che volevo fare era proprio questo, cioè mettere a fare la carne, quella là che ci ridà anche vita, cosa che adesso farò. Assolutamente un bel niente. E la cosa bella è che credo che il boss non arriverà neanche il terzo inverno, perché è assurdo che gli uccelli sono tornati ad essere quelli rossi, quindi non sono più invernali. Le api sono completamente uscite contente. Qui è tutto normalissimo, sembra che sia arrivata proprio la primavera a tutti gli effetti. Io sinceramente resterò, diciamo, in guardia per qualche altro giorno, ma tanto lo facciamo insieme perché stiamo a metà del tempo di registrazione, quindi abbiamo non so quanto tempo ancora, almeno 7-8 minuti per fare altre cose. E a questo punto giochiamo, perché pensavo che arrivasse questo stramaledetto boss, ma non vuole arrivare. Vi faccio vedere una cosa. Questo bastone qui che ci fa andare più veloce è anche un'arma ed è infinita. Però ha la metà della potenza della spada normale. Quindi questa aveva il doppio della potenza, questa ne ha la metà. Che vuol dire? Vuol dire che per uccidere un ragno gli dovrò dare almeno 6 colpi, se non sbaglio. Quindi vediamo un attimo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto, giusto la metà. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sempre la metà, però è infinita, quindi è una cosa comunque alquanto utile. Mentre con questa qui bastano due colpi. Sì, questa bastano due colpi, uno e due. Mentre con la spada, quella là normale, ce ne vogliono tre. Questa qui è la metà della, cioè è il doppio della forza, però non hanno fatto che con un colpo shottavamo i ragni, hanno fatto che ce ne vogliono almeno due. Diciamo che la metà era uno e mezzo, quindi loro hanno deciso di fare così. Comunque il problema è che ci mettiamo troppo tempo e quindi sicuramente qualche colpo lo prendiamo.
Non escono più, anche se volevo provare sempre a prendere le ragnatele, perché volevo craftare il cappottino, quello dell'inverno, però quello lì blu. Ma come al solito le ragnatele non le tengo, quelle che tenevamo dentro Chester le ho perse chissà dove. E sinceramente adesso di ritornare fino a lì davvero non ce la posso fare, perché è troppa troppa strada. E quindi voglio fare qualcosa qui nei dintorni, anche se l'episodio a questo punto uscirà come già successo una mezza chiavica, perché se non arriva il boss, ma io faccio l'episodio perché aspetto il boss, è un bellissimo fail. Quindi a questo punto facciamo le cose più stupide che possiamo, ad esempio cose tipo così, e poi ce ne scappiamo. Ah, mi sembrava strano che non mi inseguisse. Dai, dai, vieni, vieni, che queste trappole a qualcuno devono ammazzare oggi. Bene, morto. Come al solito, mi distrugge le trappole che stavano verso la fine del loro utilizzo. E però, porca puttana, mi ha dato ancora un pezzo di carne. Che, diciamo così, sempre buono è, però preferivo 10.000 volte un pezzo di pelle. Ok, è iniziato a piovere. Non vorrei, ma non credo proprio, perché è arrivata completamente la primavera. Non credo che il gioco mi trolli fino a questo punto. Non ci voglio credere che adesso fa arrivare il boss. Mi sembra impossibile. Io comunque resto sempre nei dintorni, sempre con tutte le armature e le cose pronte per il boss. E vediamo un poco che cosa si può fare. Vorrei mettere a fare anche un semino. E lo mettiamo qui. La proboscide per fare appunto il cappottino sta andando a male. E tra un po' sarà completamente inutilizzabile. E voglio fertilizzare anche un poco le farm. Quindi questo è ciò che faccio di solito a telecamere spente, quando voi non vedete cosa faccio, è perché faccio questo. Faccio tutte queste piccolezze che uno si annoierebbe a vederle fare sempre, ma se capita una volta non è un problema. Ok, allora questa roba qui la lascio nel frigorifero, anche se è un controsenso, però va bene così. Allora ragazzi, visto che tanto qualche minuto in più, qualche minuto in meno non cambia il risultato, io vi saluto qui. Spero che le cose la prossima volta andranno meglio. Il boss non credo che arriverà, ma se arriverà lo aspetteremo, perché noi siamo qui e siamo pronti. Quindi ragazzi, come al solito vi ringrazio, mi raccomando, iscrivetevi, commentate, condividete questo video. Lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga!